Gerber al entrare, evidentemente un tempo perso. Cioci che ha provato tutti i modi a recuperare, Cioci che la sorte se questi punti non sono dati di Leverman nella volta appena quinto e tre, e chiaramente puntava al poker ma non c'è riuscito, il momento sfortunato proprio nella guida di Jack Gerber, che stava potendo rientrare, e comunque il giro sono stato quello comunque molto è in quello che so evidentemente una gara che poteva davvero finire con un rush finale, ma una splendida vittoria meritata sul campo della Questa Motorsport con Scriabin, Banzarra e Pellegrini, che portano a casa un successo importante, un'altra edizione sicuramente di alto spessore, questa 22esima edizione della Serie di Roma, con la vittoria appunto di questa vettura, l'equipaggio, il secondo posto assoluto della Ferrari numero 5, la F Corsa, la 458, di Giancarlo Fisichella, Marco Cioci e Jean Pierre, il terzo posto assoluto per la vettura numero 7, quella ancora Ferrari 458, la terza classe di Thomas Kemenate e Maurizio Magliani. E proprio il padrone Sergio Peroni va a raccogliere il numero 77, Alessandro Pervini, il primo e il sicuramente il più applauso è proprio per questa grada, per questo equipaggio, per questo team che ha raggiunto l'importante obiettivo della vittoria finale. Un'altra Ferrari, la 458, la rossa 458 di Fisichella, Cioci e Gerber, che alla fine hanno ottenuto il secondo posto assoluto. Parliamo anche di Gold Cup evidentemente. E nel Festival dei Colori arriva un'altra Ferrari, la numero 7, una gialla del Kessel Racing di Cola Ruco, di Thomas Kemenater e Maurizio Mediani. Questa è la classifica dei primi tre dell'assoluta del Gold Cup. E sicuramente un'altra edizione che certo ha regalato spettacolo, non fosse altro per le splendide vetture presenti, equipaggi, piloti dunque e scuderie di altissimo livello che si sono confermate in questa edizione.